Buongiorno a tutti, siamo la classe terza B classico e oggi vi presenteremo il lavoro che abbiamo organizzato in occasione del Dante D. Il nostro lavoro si intitola Le donne di Dante ed è incentrato per lo più su tutte le figure femminili che abbiamo incontrato durante il nostro percorso di studi circa questo poeta. Ci ha colpiti infatti come la figura femminile ci abbia accompagnati in modo molto costante e abbia rivestito un ruolo determinante nei testi di Dante stesso. Come tutti saprete, la figura femminile per eccellenza è Beatrice, che Dante stesso definisce sua musa ed ispiratrice. Ma come Dante, noi non tratteremo solamente di Beatrice, ma anche di tutte le figure femminili che abbiamo incontrato durante la lettura, lo studio e l'analisi delle prime cantiche dell'Inferno. Inoltre, abbiamo deciso, per approfondire meglio il tema della figura femminile, di creare un collegamento con due delle principali opere di Dante, la Divina Commedia e la Vita Nova. La Vita Nova è uno dei principali testi di Dante, forse il secondo più importante dopo la Divina Commedia. È stato scritto tra il 1292 e il 1295 e si tratta di un prosimetrum, ovvero un'opera in cui si mischiano elementi tipici della prosa ed elementi tipici della poesia. Per esattezza, si tratta di 42 brevi capitoli in prosa e di 31 liriche. Abbiamo deciso di creare questo collegamento tra Divina Commedia e Vita Nova anche perché in entrambe sono racchiuse alcuni dei principali temi a cui Dante fa più spesso riferimento, temi quali la memoria, l'amicizia e l'amore, in particolare l'amore. Ed è proprio da quest'ultimo che noi inizieremo a trattare. L'amore per Dante è la sfumatura sensitiva dell'uomo ed è quello che lo caratterizza principalmente e, come ho già detto, per Dante si identifica in Beatrice, portatrice di beatitudine, che nella Divina Commedia assume un significato molto più profondo che è quello di fede. Un altro dei temi principali racchiusi in entrambe le opere è quello del viaggio. Nella Divina Commedia il viaggio ha come scopo il raggiungimento di Dio e così anche nella Vita Nova, però è un viaggio più complesso ed è un viaggio che Dante compie dal punto di vista spirituale ma anche dal punto di vista amoroso e si può suddividere, se così si può dire, in tre fasi, in tre step. La prima fase consiste in un amore molto terreno, in cui Beatrice è oggetto di amore, amore che si evolverà e diventerà lode, una lode, un amore quasi disinteressato nei confronti della donna e delle sue vere qualità. E infine, l'ultima e terza fase, che consisterà nel raggiungimento di Dio, è anche un amore mistico, nei confronti della donna, ma allo stesso tempo nei confronti appunto di Dio. Continuiamo l'analisi delle figure femminili che hanno caratterizzato la vita di Dante attraverso la lettura di Donne che avete intelletto d'amore. Si tratta di una canzone di cinque stanze contenuta nel 19° capitolo della Vita Nova ed è una delle poesie più famose scritte da Dante, che lui stesso cita nel 24° canto del Purgatorio parlando con Bonaggiunto Orbiciani, indicandola come la poesia della svolta e l'inizio per lui di un nuovo modo di poetare. Abbiamo deciso di creare un collegamento tra Vita Nova e Divina Commedia tramite questa lettura, poiché nei versi che leggeremo si capisce molto bene quanto Beatrice sia proprio un angelo sceso in terra per Dante. Sulla terra è possibile contemplare un miracolo nei comportamenti di Beatrice, che è una creatura che risplende fino al cielo, il quale non ha altra mancanza se non la sua, visto che la donna è ancora viva. Dante immagina che una volta morto andrà all'inferno per i suoi peccati e lì dirà agli altri dannati di aver visto sulla terra una donna in cui anche i santi riponevano la loro speranza. Io dico che pensando il suo valore, amor sì dolce mi si fa sentire. Chissi io allora non perdessi ardire, farei parlando innamorar la gente, e io non vo parlar sì altamente, ch'io divenisse per temenza vile,
ma tratterò del suo stato gentile, a rispetto di lei leggeramente, donne e donzelle amorose, con voi che non sa cosa da parlarne altrui. Angelo clama in divino intelletto e dice: Sire, nel mondo si vede maraviglia nell'atto che precede ed un'anima che infin qua non risponde. Lo cielo che non nave altro difetto che d'aver lei al suo segno la chiede, e ciascun santo ne grida merzede. Sola pietà nostra parte difende, che parla Dio, che di Madonna intende. Diletti miei, or sofferite in pace, che vostra spene sia quando me piace. L'abbè alcun che perdenne lei s'attende, e che dirà nello inferno, o malnati, io vidi la speranza de beati. Beatrice è in realtà Bice Portinari, nata a Firenze nel 1266 e a 19 anni è andata in sposa a Simone dei Bardi, morendo 24enne nel 1290. Beatrice non è altro che un senallo, ovvero un nome fittizio secondo la tradizione della lirica provenzale, che significa letteralmente colei che rende beati. Nel libello giovanile la donna non è solo la donna angelo dello Stil Novo, ma è già raffigurazione di Cristo e sembra anticipare il valore allegorico che avrà poi nel poema, ovvero quello della grazia divina e della teologia rivelata, che solo può condurre l'uomo alla salvezza eterna e al possesso delle tre virtù teologali, ovvero fede, speranza e carità. Abbiamo un esempio di ciò nelle poche e brevi parole che Dante scrive alla morte di Beatrice, facendo riferimento a un passaggio biblico del profeta Geremia. Inoltre, alla morte di Beatrice, secondo Dante, si verificherebbero gli stessi eventi che si erano verificati alla morte di Cristo. Avendo noi ancora affrontato la Divina Commedia per intero, abbiamo avuto l'opportunità di incontrare la figura di Beatrice solo all'interno del secondo canto dell'Inferno. Qui appunto Virgilio spiega a Dante che era particolarmente preoccupato per il viaggio che avrebbe dovuto intraprendere, che aveva una donna bellissima, dagli occhi lucenti come le stelle, dalla voce soave, era discesa dal paradiso per recarsi alle porte dell'inferno e spronare Virgilio a fare da guida a Dante. Adesso andrò a leggere i versi dal 52 al 74. Io era tra coloro che sono sospesi, e donna mi chiamò, beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Luceva agli occhi suoi più che la stella, e cominciò a mi a dir soave e piena, con angelica voce, in sua favella. O anima cortese mantuana, di cui la fama ancor nel mondo dura, e durerà, quanto il mondo lontana. L'amico mio, e non della ventura, nella diserta piaggia è impedito, sì nel cammin che voltè per paura. E temo che non sia già sì smarrito, ch'io mi sia tardi al soccorso levata, per quel ch'io ho di lui udito, nel cielo udito. Or movi, e con la tua parola ornata, e con ciò che a mestiere al suo compare l'aiuta, sì che ne sia consolata. Io son Beatrice che ti faccio andare, degno del loco ove tornar disio. Amor mi mosse che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a lui. Ora leggerò dal 91 al 114. Io son fatta da Dio, sua mercè, tale che la vostra miseria non mi tange, né fiamma d'esto incendio non m'assale. Donna gentil nel cielo che si compiange, di questo impedimento ov'io ti mando, sì che duro giudicio la sua frange. Questa chiese Lucia in suo dimando, e disse: Ora bisogna il tuo fedele di te, e io te lo raccomando. Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse, e venne al loco dov'i era, che mi sedea con l'antica Rachele. Disse: Beatrice, lodare Dio vera, che non soccorri quel che t'amò tanto, ch'uscì per te dalla volgare schiera. Non odi tu la pietà del suo pianto, non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana ove il mar non avanto? Al mondo non fur mai persone ratte a far lor pro o a fuggir lor danno, com'io, dopo cotai parole fatte, venni qua giù dal mio beato scanno, fidandomi del tuo parlare onesto, con ora te e quei ch'udito l'hanno. Appunto, Dante prova per Beatrice un amore purissimo, tanto da pensare che quest'ultima sia discesa, abbia lasciato il suo posto in paradiso per recarsi da lui. In realtà, qualcuno pensa che Beatrice in realtà non sia mai esistita, ma come ci si può innamorare solo di un'idea?
Sarà infatti proprio Beatrice a condurre Dante attraverso il paradiso e sarà qui che il poeta si distaccherà dallo stilnovismo, poiché benché Beatrice sia una donna sicuramente purissima e proba, ha comunque una personalità molto forte, lo sprona, lo fa obbedire e lo condurrà appunto attraverso il paradiso con un'amorevole fermezza. Ma Beatrice non sarà l'unica donna presente all'interno del secondo canto, troviamo anche la figura della Vergine e di Lucia. La Vergine, appunto, è colpita dal gesto di Dante, informerà Lucia che a sua volta spronerà Beatrice a scendere alle porte dell'inferno per recarsi dal poeta. La tradizione della Chiesa ci ha sempre mostrato la figura della Vergine come l'avvocatessa degli uomini, quella che fa da mediatrice tra noi e il figlio di Dio. Lucia invece è la nemica di ciascun crudele, come ci viene detto all'interno del canto, appunto il perno di quel disegno provvidenziale che vuole Dante, destinato a rigenerare una società non più fondata sulla cupidigia, ma sulle grandi virtù. Il poeta aveva inoltre per la Santa Patrice della Vista una venerazione tutta particolare, forse dovuta appunto a una malattia agli occhi di cui il poeta ci parla all'interno del convivio. Leggendo la Divina Commedia si nota subito la mancanza di figure femminili all'inferno. Si potrebbe pensare che questa decisione sia derivata da varie influenze stilnovistiche che vedevano appunto la donna come un essere divino, un intermezzo tra Dio e gli umani, e che quindi non potessero trovarsi in un luogo come l'inferno. Però questa interpretazione non è del tutto corretta. Troviamo sicuramente delle influenze stilnovistiche già nel secondo canto, con le figure di Maria, Santa Lucia e Beatrice. Però questa interpretazione non vale per tutte le altre donne. Troviamo poi Francesca, che invece, a differenza delle altre tre, è estremamente umana. Poi troviamo anche figure mitologiche, come Penelope, che però queste vengono citate soltanto in contrapposizione con uomini appartenenti alla loro storia e non appaiono mai direttamente. Quindi, perché Dante mette appunto così poche donne all'inferno? È possibile che in realtà questa sia soltanto una casualità. Dante voleva dare un insegnamento ai suoi lettori e spesso sono rappresentati uomini appartenenti al loro tempo per dare appunto degli esempi di vita da evitare in questo caso. E ovviamente nel Medioevo le donne non avevano le stesse possibilità di vita degli uomini, perciò è naturale che queste siano presenti in minor numero rispetto a questi. Francesca da Rimini è nata a Ravenna intorno al 1260 ed è la figlia di Guido da Polenta, il signore di Ravenna. Era la promessa sposa del signore di Rimini, Giovanni Malatesta, detto Guanciotto. Guanciotto significa zoppo, sciancato, e tale soprannome è indicativo della differenza d'età che c'era fra i due. Il matrimonio fu voluto per legare politicamente le città di Ravenna e la città di Ravenna e la città di Rimini, e anche le due famiglie. Secondo Boccaccio, Francesca era stata tratta in inganno, era convinta di essersi sposata col fratello di Giovanni, Paolo, un giovanetto di cui si era invaghita, e tra Francesca e Paolo vi sarà comunque un amore adulterino che, quando sarà scoperto da Giovanni, porterà all'assassinio sia della moglie sia del fratello di Giovanni stesso. Nell'inferno, Dante, nel secondo cerchio, quello riservato ai lussuriosi, nota che solamente due anime restano unite anche nella morte e che volano l'una accanto all'altra come due colombe. Dante desidera parlare con loro e inizia a dialogare con Francesca, che parla anche a nome di Paolo, che invece si limita solamente a piangere. Il sommo poeta si sente toccato personalmente, prova un sentimento autentico, sincero e prova pietà. E con pietà si intende un'effettiva comprensione nei confronti di Francesca da parte di Dante, che ritiene innocente la donna e la assolve, ma la sua coscienza di cristiano gli impedisce di dubitare della correttezza del giudizio di Dio. Quindi il sommo poeta prova compassione di Francesca e di Paolo, si sente anche colpevole del peccato che ha portato alla condanna infernale dei due amanti. Tale sentimento di pietà sarà provato da Dante anche in altri punti dell'inferno, nei confronti ad esempio di Farinata oppure di Ulisse.
Dante si focalizza in seguito sulla scintilla dell'amore fra Paolo e Francesca. Si chiede in che modo la passione abbia loro concesso di conoscere i dubbiosi desiri, quindi di conoscere ciò che l'uno provava verso l'altra. Francesca inizia a raccontare a Dante del giorno in cui stava leggendo con Paolo un romanzo di amore del ciclo Bretone, in cui i due spasimanti erano soli e più volte leggendo il libro iniziarono a guardarsi negli occhi. Era un libro d'amore. E leggendo della scena in cui il protagonista maschile, Lancillotto, trova finalmente il coraggio di baciare la sua amante, Ginevra, anche Paolo bacia Francesca. Tremando, la bocca mi baciò tutto tremante, forse uno dei versi più celebri della nostra letteratura. Le scene successive del dramma di Paolo e di Francesca, quindi la passione amorosa degli amanti, la scoperta di Giovanni, la gelosia, il delitto crudele, non sono raccontati da Dante, perché ciò che resta invincibile nel tempo non è la violenza di Gianciotto, ma è l'amore che ha legato in vita i due amanti, Paolo e Francesca, e che resiste anche all'inferno. Il titolo del nostro lavoro è Le donne di Dante e per il nostro sommo poeta possiamo affermare che dietro un grande uomo ci sono grandi donne. L'unica donna che però Dante non cita mai in nessuna delle sue opere è proprio la moglie, Gemma Donati. Noi vogliamo invece renderle omaggio perché siamo sicuri che nella vita di Dante sia stata molto importante. Non si sa quasi nulla della sua vita, nemmeno la data esatta di nascita. Le notizie sulla moglie di Dante riguardano la famiglia d'origine, la nobile casata dei Donati. Gemma infatti era figlia di Ser Manetto e cugina di Corso, Forese e Piccarda Donati. Fu presto legata da un instrumentum dotis a Dante, figlio di Alighiero degli Alighieri, presso il notaio Ser Roberto Baldovini. La giovane sposò Dante attorno al 1295 e gli diede quattro figli, tre maschi e una femmina, Giovanni, Jacopo, Pietro e Antonio. Non ci sono nell'opera di Dante alcune allusioni dirette ed esplicite alla moglie. E non si sa nulla delle vicende coniugali della coppia, né tantomeno della vita di Gemma. Alla morte di Dante si sa che Gemma era ancora in vita, infatti nel 1329 reclamò presso le autorità fiorentine la parte della sua dote dai beni confiscati al marito. In un atto notarile del 9 gennaio 1343 Gemma è ricordata come già defunta. Prendiamo pertanto Gemma a simbolo di tutte quelle donne che sono vissute nell'ombra e nella nostalgia, probabilmente di un amore mai vissuto, esempio di tante donne mai citate, cadute nell'oblio, che come lei nella storia hanno dovuto subire tutta l'ingiustizia di un mondo governato solo ed esclusivamente da una visione a stampo maschilista.